mio primo ricordo in sinestesia risale a quando ho conosciuto sinestesia, quindi il giorno del colloquio, che paradossalmente non avevo capito che fosse un colloquio. Quindi sono arrivata a questo incontro molto tranquilla, pensavo che fosse solo un modo per conoscersi, perché mi avevano detto che c'era questa possibilità di collaborare in ambito mobile marketing. Io lavoravo già in ambito marketing, ma il mobile per me era un ambito nuovo, quindi mi interessava molto. Ciao, sono Giulia, lavoro in sinestesia da 6 anni e mi occupo di progetti di digital marketing. In questi anni in sinestesia ho imparato veramente tantissime cose, è difficile sceglierne una. La cosa forse principale è quella di non spaventarsi e non fermarsi davanti agli ostacoli e davanti alle situazioni nuove. E sicuramente anche il poter imparare dalle relazioni con le persone. Io sono una persona socievole, mi piace confrontarmi, mi piace parlare con il team, con i clienti, con il mio responsabile, e quindi una delle cose che ho imparato è proprio riuscire ad imparare da ognuno di loro, e in quest'ottica spero di non smettere mai. La mia giornata tipo in sinestesia non esiste, nel senso che il mio è un lavoro che cambia di giorno in giorno, quindi è difficile mettere uno standard, però sicuramente appena arrivata in ufficio apro le mail e controllo il calendar per vedere che non ci siano nuove riunioni durante la settimana, e poi da lì si susseguono una serie di riunioni, confronti con il team, telefonate con i clienti, definizione di progetti. Diciamo che ogni giorno è diverso dall'altro. Raccontare a una signora di 80 anni il mio lavoro non è semplicissimo, ma mi viene in aiuto il fatto che mia nonna me l'abbia chiesto da poco, quindi le ho risposto che il mio lavoro è quello di ascoltare i clienti, ascoltare le loro esigenze e cercare di fare dei progetti che possono dare visibilità alla loro azienda. Quindi banalmente quello che le nonne vedono sulla televisione, le pubblicità o anzi le reclame che vedono sulla televisione, io cerco di portarle su internet e di farle su internet. La forza del gruppo nel lavoro che svolgo per me è fondamentale. È fondamentale il confronto, anche perché il digital marketing è veramente un mondo ampissimo e spesso non c'è una risposta univoca ad un bisogno di un cliente. Quindi il confronto e il lavoro di team io credo che sia veramente fondamentale. L'oggetto che per me è indispensabile sono gli occhiali da vista, perché ho le lenti a contatto, perché senza quelle io non vedo assolutamente niente. Allora, a 10 anni, come tutti i bambini, sognavo anch'io di fare l'astronauta, però l'astronauta che non va nello spazio perché avevo paura dell'altezza. Ma oltre al lavoro, la cosa che per me conta di più, è un po' scontato, però sono i miei bimbi, e do anche moltissima importanza all'amicizia, che per me è un valore fondamentale. Se sei una persona creativa, interessata agli aspetti della comunicazione, del marketing, dello sviluppo degli eventi, e se sei una persona interessata ad imparare continuamente, vieni a lavorare in sinestesia perché è il posto giusto per te.